Welcome to Mira TV! Ragazzi, sono qui in compagnia di PNG Elite, Queen of the Universe. Siamo divisi, ma siamo insieme qui con voi per parlarvi dell'ultima straordinaria puntata di Dynamite. C'è stata una pecca gigante, però tutto il resto è stato talmente bello che la pecca ce la scordiamo. Piano piano, partiamo dall'inizio, partiamo dall'opener che non ha avuto nessuna pecca. Adam Cole contro Christian Cage. Davvero un match superlativo da parte di tutti e due gli atleti che hanno un sacco di anni di differenza, ma io, come ho scritto su Instagram, ho amato la voglia di Christian Cage di fare un match all'Adam Cole, con ritmi elevati, con voglia di strutturare il match con più scorrettezze possibili, ma allo stesso tempo far vedere anche quanto sia esperto Christian Cage, quanto sia ancora bravo Christian Cage, che ha anche resistito molto ai colpi, no, irruenti da parte del leader dell'Undisputed Elite. E io, sinceramente parlando, ho trovato anche bello il riferimento che hanno fatto Adam Cole e Christian Cage a quel che fu il match da Randy Orton e Christian di tanto tempo fa. Ora, questo è per pochi, perché comunque vada, bisogna andare a pescare quando Christian è in rivalità con Randy Orton. Ma comunque vada, queste cose secondo me aiutano tantissimo, che poi la scorrettezza l'ha fatta Adam Cole, uno che oramai è abituato, no, a fare queste cose, però. È di casa la scorrettezza per Adam Cole, ma lo siamo anche per questo. Ho amato questo match proprio però per Christian Cage, che ha avuto una tempra, una voglia di vivere che io, di vincere che io ho proprio sentito. Io stavo lì e soffrivo con Christian, che ha sofferto le offensive di Cole, però c'aveva proprio la voglia di dimostrare De vince sto match, ogni kick out all'ultimo. Io stavo lì con Christian così, dai che ce lo puoi fare, poi ti favano ancora. Però non lo so, ho empatizzato un sacco con Christian, mi è piaciuto davvero tanto il match. Sì, perché poi comunque vada, Christian ha resistito anche parecchio, ha avuto due momenti particolari Christian Cage, con il kick out proprio all'ultimo istante, e io infatti sono stato molto sorpreso da sta cosa, eppure il pubblico secondo me, perché pensava di aver visto vari finali, ma non è che abbiamo avuto dei finti finali, no, è stato Christian bravo a fare sempre il kick out all'ultimo istante, proprio dopo aver preso comunque le manovre ad alto impatto da parte di Adam Cole, il quale vince proprio con quella scorrettezza, abbiamo detto prima, non si accontenta tanto di low blow, lui qua ci va anche peggio, di danni agli occhi per poi cercare di andare a connettere la shot che alla fine riesce a fare, in un primo momento non era riuscito a farlo, tante belle cose, questa Panama Sarres che lui se l'era tenuta qua alla fine, no, non riesce a fargliela perché Christian è ovviamente avendo un'esperienza tale da potersi permettere di sapere le offensive di Cole, sapeva sempre come evitargliela sta Panama Sarres, però Cole alla fine ha tirato fuori quella scorrettezza prendendo forse la copia di Christian di tanti anni fa ed eseguendola nel miglior modo, anche perché alla fine ha vinto proprio lui. Post match importantissimo, però, perché dopo che Adam Cole ha ottenuto il 3 sono arrivati i Red Dragon per andare all'assalto di quel bastardone di Christian Cage, almeno da parte di Undisputed Elite. Io Christian non posso considerarlo ancora un bastardone, ma a parte questo, bisogna far cuore, c'è da dire che l'assalto dell'Undisputed Elite è durato poco, però. È durato pochissimo perché i Jurassic Express erano lì pronti a salvare ormai il loro amico fedele e compagno Christian, ma signori, a parte quelli che semenano che poi porteranno pure a una title shot, eccetera, eccetera, la Jurassic Express Red Dragon, signori, Adam Page mi è piaciuto tantissimo. Esce incazzato nero sulla rampa, sul ring c'è un Adam Cole provato comunque dal match, perché non è stato facile, dicevamo prima, si è dovuto proprio impegnare perché Christian non mollava. Con Adam Cole sul ring, che ha preso il microfono perché magari era consapevole di non riuscire a fronteggiare in quel momento peggio,
Cioè, intenta di intimorirlo, quindi lo va un po' a punzecchiare. Io non ho intenzione di metterti le mani addosso se non è per il titolo. Insomma, tenta di demordere l'assalto di Adam Page, che non demorde un cazzo, perché non demorde un cazzo con questo passo fiero, questo passo proprio pesante, questo passo con i coglioni che ha preso in mano. È andato sul ring e gli ha dato il match. E gli ha dato il match settimana prossima in un Texas Deathmatch, perché siamo in Texas. E tra l'altro Così, re, a Rampage, vero? A Rampage. così Non ho poco. deporto con una cattiveria, con una sicurezza di sé, questo Adam Page, ragazzi. Questo Adam Page, come è cresciuto, Assolutamente. come si è evoluto. Che bello. Poi, diciamo, il Texas Deathmatch, perché erano un po' di settimane, insomma, che questo Adam Page non perdeva sangue, quindi dobbiamo rivediamo. Esatto, se è stato troppo pulito è stato. E poi Adesso il meglio. Texas Deathmatch non è Bello, però. nulla di nuovo per Adam Page, c'è da dire questo, No. perché lui fronteggiò Lance Archer in un Texas Deathmatch, sarà relativamente nuovo per Adam Cole, che quindi dovrà prepararsi per bene. Voleva tanto sto match, Adam Page glielo ha dato, e ora davvero penso che Bello. si scanneranno come non mai, forse stipulazione più adatta per salvaguardare Cole, e fu così che vinse Adam Cole a Rampage. No, speriamo di no, perché io continuo a dire di voler CM Punk contro Adam Page a Double or Nothing, mi sembra una chiusura perfetta per tante cose. A parte Signori, questo. soprattutto questo Adam Page, soprattutto questo Adam Page, che davvero è cresciuto tantissimo, ha fatto un percorso straordinario, e addirittura arrivare in quel modo davanti ad Adam Page e ad Adam Cole e dargli la title shot in questo match brutale così, bello, sarà proprio bello, bello, bello. Non riuscirà male, secondo me, Adam Cole, a differenza di tanti che sono convinti che dopo questo feud Cole cadrà per terra. Per me non è assolutamente vero, perché dobbiamo anche No. ricordarci che c'è un Kenny Omega pronto ad andare in rivalità con lui. Io continuo a pensare che la storia porterà a questo. Per me, ragazzi, è giusto semplicemente così. Adam Cole poi ha avuto momenti straordinari. È uno dei personaggi più interessanti della Elite, se no non otterrebbe quelle ovazioni. Tra l'altro anche Christian ne ha avute durante il match. Bello proprio questo scontro anche del pubblico nel dare comunque importanza a un Christian Cage che si è visto molto poco a livello di contese in questo periodo, però resta pur sempre Christian Cage, capace di tirarti fuori ancora grandi prestazioni a 48 anni suonati, se non sbaglio, quindi siamo lì, davvero tanta roba. Dobbiamo andare avanti, parleremo settimana prossima del campione mondiale della All Elite, e invece ora dobbiamo parlare del torneo dell'Hart Foundation, questo è il match qualificazione, non ci stiamo a capire più niente, perché poi stanno aggiungendo roba straordinaria settimana dopo settimana. In All Elite ha debuttato Samoa Joe, è stato quindi il primo partecipante ad essere annunciato con debutto, però Samoa Joe, che l'avevamo già visto in Ring of Honor, il main event a Ring of Honor, qui ha fatto proprio un match contro Matt Castle, uno dei prodotti dell'Elite che più stiamo vedendo in questo momento, più contese sta facendo, tra l'altro, perché Matt Castle è sempre pronto lì insieme a Bowens, bravissimo, vero? A stupirti. Lo fa sicuramente all'inizio con del rap, con delle frecciatine molto importanti per Samoa Joe, andando a riprendere anche il fatto che quando Samoa Joe era campione mondiale a NXT loro lo battevano nei ratings. Fa molto discutere questa cosa, ma un po' di verità c'è. Ovviamente, se si parlava dello scontro NXT e All Elite, avevano ragione. Se avessero fatto un qual se Samoa Joe sarebbe stato campione nel main roster, non lo potevano fare. Però Samoa Joe campione nel main roster negli ultimi 2 anni non l'abbiamo proprio visto. Beh, quindi possiamo andare a parlare poi del fatto che una volta che è risuonato il gong, però, abbiamo visto un pubblico schierarsi completamente dalla parte di un Samoa Joe che non ha minimamente deluso. Minimamente. No, è stato molto molto bello. Ora gli Acclaim ormai lo diciamo da un sacco di tempo, hanno questo ruolo un po' scomodo, nel senso che entrano e se vanno a prendere i vari pin. Però lo fanno con stile, lo fanno col loro modo di fare, si fanno riconoscere sempre un po' standard il loro modo di fare, però funziona, funziona per quello che devono fare. Ma signori, qua nel match non c'erano occhi che per Joe, non solo per il debutto, ma anche per il modo in cui interpretava le scorrettezze degli Acclaim, che se li guardava come per dire: ma questi che stanno a fare? Ma non capisco, ma che cosa vogliono fare? E io stavo piegata in due da ridere nel match Che per le facce di Samoa Joe.
che poi lui andava a prendere anche Bowens fuori dal ring, eh. Cioè, qua non è Sì, tanto il perché... fatto che Bowens vuole andare a fare scorrettezze. Insomma, Giocano, certo, la va proprio a cercare Bowens per far vedere un po' questo suo lato spocchioso. E a me è piaciuto anche molto, non solo l'interpretazione, ma anche la condizione in cui si è presentato Samoa Joe. Vabbè, Perché vabbè, cioè, sì. fare quel suicide dive come se fosse una cosa semplice ancora lì la sua, per il fisico che si ritrova, è soltanto d'applausi per me, però. Non so, te, ma a me la prestazione di Samoa Joe è stata, no, non dico elevata, ottima, perché comunque vada aveva Max Castle davanti che non può farti il match a 84 stelle, però ti ha fatto capire di essere sicuramente una buona e sottolineo buonissima condizione fisica. Cioè, da quel Allora, suicide dive ad altro pure, però il suicide dive secondo sì, me non era prevedibile. è la dimostrazione più grande, il suicide dive. Sì, ma non era prevedibile questa prestazione, però non dobbiamo scordarci che comunque negli ultimi anni Samoa Joe uscivano notizie su notizie del fatto che lui volesse tornare a combattere, tornare a combattere, tornare a combattere, e la WWE gli diceva no. Quindi diciamo che un minimo te lo poteva aspettare che non stava proprio messo male, 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 perché se no per 2 anni non andava avanti a dire voglio tornare a combattere, voglio tornare a combattere, voglio tornare a combattere. Però è stato davvero bello. E poi l'interpretazione, io continuo a dire l'interpretazione Pure di quando ha Samoa fatto il Joe, che balletto, davanti, il sì, ma balletto. che davanti ai ragazzini era come per dirgli: ma cosa pensate di fare voi con me, con questi mezzucci? È stato straordinario, mi è piaciuto tantissimo. Che poi Joe l'ha chiusa con la Muscle Buster e non con la sua coclina clutch devastante. Forse ha capito che qua Meglio. è meglio non rischiare in certi match, tutto il match di debutto, perdere da pollo. No, no, grazie, Samoa. Ci teniamo la maschera al basta. Mastro Basco, che poi è comunque una finisce davvero gagliarda. In WWE la seguiva molto poco, quasi raramente, perché non la potevano far vedere perché c'avevano paura. Però, come detto tu, Samoa Joe del resto non voleva combattere da diverso tempo. È stato campione NXT. Gli hanno tolto il titolo soltanto per una commozione cerebrale. Scusa, una commozione cerebrale per il fatto del Covid. Invece, commozione cerebrale risale a 2 anni e mezzo fa, dove Joe sembrava non poter più tornare a combattere via la commozione cerebrale. Poi lui ottenne l'ok di altri medici, ma non quelli della WWE. Lui voleva tornare a combattere, non glielo voleva dare perché i medici non volevano. Poi si è ripresentato in NXT, vinse il titolo, gliel'hanno tolto per Covid, che questa poi apre a 200 porte, 200 riflessioni che non possiamo stare qua ad affermare. Sicuramente Joe ha ancora tanta voglia di wrestling, e lo si può capire anche Hai dal visto? post-match. Lo si può capire anche al post-match, no? Però dove abbiamo visto Jay Lethal col suo nuovo manager, visto che Jay Lethal ha turnato nell'ultimo pay-per-view da Ring of Honor, gli ha lanciato un messaggio, gli ha lanciato una sfida, e Samoa Joe mi sa che non vede l'ora di mettere mani addosso a Jay Lethal, che è un altro di quei lottatori che secondo me può fare un grande match contro di lui. Io lo aspetto tantissimo, tutto condito da quanto è successo in Ring of Honor che si è comprata la Wallet. Insomma, c'è stato tanto in ballo tra sti due, una solida costruzione sotto, anche se un po' nascosta perché non è stata appunto in Wallet, ma in Ring of Honor. E niente, io lo aspetto per il match perché Jay Lethal lo abbiamo già visto, lo conosciamo, straordinario. Samoa Joe l'abbiamo visto, lo conosciamo, straordinario, quindi dateci il match e basta, ecco. Che poi Samoa Joe settimana prossima a Dynamite affronterà Minoru Suzuki, che ha vinto Ok. il suo primo titolo americano proprio nell'ultimo pay-per-view della Ring of Honor, e difenderà il titolo contro Samoa Joe. Quello pure sulla carta è pauroso, è Ormai pauroso. Suzuki è di casa comunque, Sì, ogni 2-3 torna Suzuki, Minoru è giustamente. felicissimo di lavorare per Tony Khan, questo l'abbiamo capito. Certo, Samoa Joe contro Minoru Suzuki non so cosa attendermi, cioè sì, è meglio, so cosa attendermi, ma ho paura di vedere cosa faranno, perché sono due che possono lasciare davvero un gran segnale, nonostante facciano parte, no, di un'altra realtà in questo momento, perché c'è il titolo della Ring of Honor in palio, il titolo di uno dei titoli della Ring of Honor in palio. Ecco. C'è Minoru Suzuki, che in All Elite si è visto particolarmente con Jon Moxley, questi qua. Però fatto sta che comunque sulla carta a me piace tantissimo, nonostante appartenga a un'altra federazione. Cioè, tanta, tanta, tanta roba. Miscugliotto, ecco, sto match, nel senso, in All Elite si fa un match per la Ring of Honor con un wrestler che non è della Ring of Honor. Però va bene, cioè ci Sì, lamentiamo, perché io non mi lamento, voi vi lamentate i cazzi vostri. Samoa Joe infatti è stato chiaro, sì, io ho detto, io ho firmato quello dell'Elite, ma sarò anche qui Ring of Honor. Cioè, faccio come cazzo mi pare, questo è un po' il discorso di Samoa Va Joe, bene. che gli auguro veramente di stare meglio possibile, perché abbiamo visto sul ring di avere ancora tanto, tanto da dare.
nonostante qualcuno dicesse che fosse un bollito. Detto questo, andiamo avanti e parliamo di Sean Spears, che ha affrontato l'idolo di Peonia, colui che sta distruggendo Pinnacle. E non sto scherzando, ragazzi. Ma è vero, però. Capitan Sean Dean, che sta 2-0, perché dici no con la testa? È vero, sta 2-0 sul No, Pinnacle Capitan Sean Dean. quello sì, ma il fatto che sia il mio preferito Ah, no, faceva. uno dei tuoi idoli, però, uno dei tuoi idoli momentanei, no? A parte gli Allora, scherzi. mi è piaciuto un sacco come hanno gestito il tutto con questo match di qualificazione a sto torneo che ancora non No, 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 era questo dove non doveva. era. Non era, Ah, non nessun. era? No, questo non c'era niente. Sei No, no. sicuro? Sì, Io ero sicurissimo. sicura. Vabbè, meglio così. Vabbè, c'era sto match e con questo Sean Spears che poteva chiuderla, ma non lo fa. Con un MJF al tavolo di commento che dice: Vai, vai, divora la tua cena, massacralo. E poi invece se la prendono in quel posto perché c'è ancora questo Warlow bannato dalle arene. Ma Warlow non gliene frega niente del ban e lui continua ad arrivare a distruggere tutta la sicurezza messa come muro difensivo da MJF, che ancora deve capire che insomma bisogna cambiare un po' queste difese perché non funzionano, le sdraia, le Soprattutto apre in due, all'esterno dell'arena non funzionano le bene apre perché in le ha due. divorate lì il Warlock. Esatto, con Warlow che continua ad entrare dalle peggio parti del pubblico, che viene fermato solo a pochi metri dal ring ogni volta da una valanga, uno tsunami di staff, ma questo basta a far distrarre ogni volta chi è sul ring. Roll up 1, 2, 3, Capitan Sean Spears, Capitan Sean Dean, Capito, c'è batte Sean spirito. Spears. Bello. Sì, Cioè, mi è vero, piaciuto. vero. Interessante e bella anche la reazione post-match di Sean Spears, che diceva, com'è possibile? Sì, perché lui ha dominato tre quarti della contesa, anzi direi proprio quattro quarti. Si è fatto fregare con una culla da coglione perché era troppo preso nel guardare Warlock che stava E venendo poi si è fatto tenuto. fregare perché lui non ha concluso il pin, cioè lui stava Vero. pinnando e poi ha alzato la testa. Quindi doppiamente stupido questo Shakespeare, doppiamente fregato. È stato molto molto bello con questo Warlock che quindi continua a prendersi delle vittoriette in E qua e rideva là pure, che danno fastidio a MJF, ma lui è questo che vuole fare in questo momento, dare fastidio a MJF e lo sta facendo benissimo, il pubblico reagisce, sì, tutto perfetto, poi lui se minimo. la rideva. Warlock si è messo a ridere dopo aver visto il 3 di Capitan Sean Dean su Sean Spears. E poi abbiamo visto anche la reazione del pubblico che urlava durante il match Warlock. Warlo, alla fine l'ho ottenuto. Sono tutti quanti impazziti quando si sono trovato praticamente a pochi metri da sé. E questo ti lascia capire Ma quanto l'hai stia ben visto? funzionando sta situazione. L'hai visto quel fan con le birre dietro a Warlock? Sì, l'ho visto. Io stavo lì, questo Questo sta. è Stavo fuori matto, quel tipo, sì, sì, lo assolutamente stavo sì. E seguendo con queste birre così. Vabbè, settimana prossima MJF affronterà colui che sta distruggendo il Pinnacle. deve fermare la streak. Capitan Sean Dean, Capitan Sean Dean, attenzione a questo match che potrebbe significare anche qualcosa di importante per Warlow, che sta trovando comunque sempre un modo per farci vedere. Chissà se entrerà in gioco Tony Khan. Io me lo aspetto che Tony Khan entri in gioco prima o poi, che poi sono tutti sti rumors, no? Che MJF è scontento per il suo contratto salariale con la All Elite, che non vada più d'accordo con Tony Khan. Fatto sta che comunque vada, MJF sta prendendo tanto spazio televisivo a prescindere da sta situazione. Non è che stia risultando dominante perché Warlock in questo momento deve esserlo, se no è meglio che non la facevano sta storyline. Se Sam Jeff dovesse essere dominante su Warlock all'inizio sarebbe stato preoccupante perché Warlock ha bisogno del ruolo da babyface e sta ottenendo anche delle ottime ovazioni. È quello il fatto, devi sentire il pubblico lo vuole e non si sta stancando di chiamare Warlow. E questo era anche un piccolo interrogativo, no? Si stancherà il pubblico ad aspettare Warlow che non c'è, Warlow che non c'è? No, per ora no. Quindi tiriamo ancora un pochetto la corda e poi Tony Khan esce sto contratto e andiamo. Vediamo se davvero ce la farà. Intanto dobbiamo ora parlare della situazione che è una patata bollente per l'Elite, l'avevamo detto fin da subito, quantomeno io mi c'ero soffermato parecchio su questa situazione. Mi riferisco a Sammy Guevara e Tainara Conti. Purtroppo si sta realizzando quel dubbio che io avevo messo subito davanti a voi. Ho detto, questa roba non la puoi proporre nell'Elite, ma non la puoi proporla manco in WWE su certi aspetti, perché le coppie reali difficilmente possono funzionare. Usiamo il termine difficilmente perché ci sono dei sporadici casi che possono andare.
Se mi chiamava Tanara Conti, secondo me no. Però ne aveva parlato anche dell'evoluzione un po' troppo affrettata di Tanara Conti per mettersi accanto a Semi, che posso anche condividere. Il gran problema è che tutta sta storia sta portando a dei segmenti anche molto difficili per loro, perché Semi e Tanara lì sulla rampa a mostrare dei cartelloni per 1 minuto e 30 è stata secondo me una mossa un po' troppo scellerata, perché si poteva immaginare che il pubblico una certa avrebbe iniziato a fischiarli, nonostante gli ultimi cartelloni fossero veramente una sfida, no? All'American Talk Team, come l'hanno chiamata loro, tra parentesi lì nel cartellone. Che poi è anche una cosa simpatica. Il problema è che non so simpatici Sammy Guevara e Tanara Conti, e non so simpatici manco a Stable della Lambert. Questa è la verità. Il problema è questo: se la Stable della Lambert si mette a fare le battute su Sammy Guevara e Tanara Conti, è finita. Perché il pubblico per me li seguirebbe. E allora a quel punto che vai Esatto. a che succede a quel punto, secondo me, è che devi pensare a o di terminare la storyline o di cambiare le fazioni. Nel senso, Sammy Guevara e Tanara Conti non possono rimanere face. Cioè, parliamoci chiaro, è un segmento che secondo me ha lanciato la prima bomba. Da quanto ho capito, a Rampage non è che si sia risorta in meglio sta situazione. Ragazzi, è preoccupante che poi c'è sta anche il campione TNT in questa storia, un Scorpio Sky che si ritrova di fronte a un Guevara che secondo me se lo mette adesso con Scorpio Sky sul ring non è che il pubblico si mette tutto dalla parte dei Semi, no, assolutamente no, ed è problematica sta situazione. È problematica, non sono neanche stati brutti loro fondamentalmente con i cartelloni, anche, anzi è stata carina l'idea di coinvolgere Dainara appunto nel questo Sì. segmento che un po' contrastingueva Sammy Guevara, però boh, non funzionano, regà, non funzionano, secondo me l'evoluzione è stata troppo immediata per Dainara che si è vista togliersi dai Dark Order. Non che faceva parte, però stava sempre lì comunque, no? Con Sì, loro ma a pure con Anna fare gli Jay, no? abbracci, a fare appunto gli abbracci con Anna Jay, lo stavo Sì, quella dicendo, roba. a fare sta cosa con Semi, un po' dal nulla e sono diventati pesanti, non tanto per quello che fanno, ma perché proprio il pubblico non li segue. E abbiamo visto con Cody che quando il pubblico non ti segue non funziona tutto quanto. E quindi o correte ai ripari subito. Oppure bruciate Tenera e Semi Guevara dopo tutto quello che hanno fatto, soprattutto su Semi. No, cavolo, no, dai, non puoi, non puoi. Ma io penso che Cody e Brandy potevano gestirla molto meglio, però loro sono sposati, l'abbiamo già visto più volte on screen. Per me, insomma, lì potevi al massimo terminare la storyline a un certo punto, no? Facevi lo scontro a Brandy e Paige e finiva lì. Qua invece ci stanno mettendo in una situazione molto preoccupante, perché c'è Tanara che vuole mettere le mani addosso a Paige, c'è sta Scorpio Sky che, scusa, Sammy Guevara che vuole mettere le mani addosso a Scorpio Sky, ma tutta quanta la stable da American. Cioè, qua rischia di prolungarsi troppo, e a quel punto, se il pubblico non segue, diventa problema. Prima abbiamo elogiato l'Elite, che sta facendo un ottimo lavoro a Warlow, facendolo chiamare anche quando non c'è. Qua invece dobbiamo far notare alla Ole Elite che non stanno funzionando Sammy Guevara e Tenera, sta storyline o dura poco o so cazzi. Fondamentalmente è quello, no? So cazzi perché poi tu giustamente hai sottolineato il ruolo di Sammy Guevara che tu hai costruito benissimo fino a qualche mese fa. Ora che l'ho messo vicino a Tainara, rischi davvero non di bruciarlo, ma di ridimensionarlo. Perché poi, se tu lo rimetti in auge, ti fa tutt'altro tipo di lavoro, di allontanare Tainara Conti, ci potrebbero costruire tanti problemi dietro a questa situazione. E preoccupante, preoccupante, posso dire Sammy questo. Guevara, sì, ci stanno 2 anni buoni di lavoro, Assolutamente. per certe reazioni che avevano. E Tainara pure ci ha avuto il suo momento buono quando aveva Sì. ottenuto le title shot, però si era spento lì, quindi è molto più problematico secondo me Sammy. È molto più brutto bruciarmi un Sammy, perché Tainara è quella, nel senso, se adesso fallisce una storia in pace, ne fa un'altra, è a Il posto. problema è più Semi, è vero. Sono Andiamo avanti. completamente d'accordo con te. A meno che non saranno costretti a turnarlo heel. È ovvio che poi, se tu turni heel nella superstar, devi pure vedere poi come reagisce tutto quanto. Attualmente, però, faccio fatica a dire che Semi Guevara e Tanaka Conti siano face, perché il pubblico non li segue minimamente da face, e questo è molto preoccupante. Andiamo avanti e parliamo, guardate un po' voi, di Eddie Kingston e Baron Powerful, che nel backstage stavolta sono riusciti ad avere la meglio sulla stable di Chris Jericho. Un assalto proprio villano a Chris Jericho, i 2.0 e il buon Garcia, con i Baron Powerful che non contenti l'hanno proprio cacciati via dall'arena, con Eddie Kingston che li ha inseguiti con televisore fino a lanciarglielo poi per televisore.
televisore che si è distrutto in 84 pezzi. Non è vero, non si è distrutto. Grazie a Dio che c'era il palo sulla porta. Diciamo che si è danneggiato soprattutto nella parte centrale, quel televisore Coeddi che l'ha lanciato con una cattiveria assurda. Hager, da grande autista, è andato a piazza subito una macchina per poi scappare via con la stable di Chris Jericho. Non è finito là il segmento, però. Perché poi Eddie Kingston e Brian Powerful sono andati sul ring per promare contro la Jericho Bitches Society. L'hanno ribattezzata così. E ci hanno fatto capire, però, di essere interessati a mettere le mani addosso a Chris Jericho e compagnia bella. E li hanno sfidati a un 3 contro 3 per settimana prossima. Sfida accettata, avremo i Brian Powerful ed Eddie Kingston contro proprio loro, Jericho, Garcia e l'idolo di Peonia, Jake Hager. 3 contro 3. Vabbè, no, è tutto il segmento, diciamo, un po' standard, perché attacco nel backstage, fuga con la macchina, vabbè, l'abbiamo già visto magari qualche altra volta, non è una cosa così innovativa, però è stato comunque molto, molto, molto simpatico vedere Hager che arriva con la macchina, comunque la risata me l'ha tirata fuori. Vedere Eddie Kingston con i Pride and Powerful trionfare, lo volevamo. Vanno sul ring e di chi sta col microfono. Qual è il problema? Cioè, io non vedo problemi in tutto questo. No, è stato un segmento giusto. È stato un segmento giusto dopo quanto è successo settimana scorsa. Non è ancora l'idea, no, che loro stanno cercando eventualmente due membri per questa loro stable momentanea, chi lo sa. Però vediamo un po' se affacceranno la realtà settimana prossima, che quel 3 contro 3 comunque i due poi saranno fuori dal ring. Cioè, sì, magari sarà la goccina che poi farà accendere la lampadina a Eddie Kingston di mi sa che ci servono due alleati. Oppure... perché magari perderanno proprio perché c'è la superiorità numerica. Oppure riusciranno a battere Jericho e compagnia bella. Non lo so, io penso più la prima opzione. E comunque è interessante perché metti altre due persone vicino a Santana Ortiz e Eddie Kingston, va bene. Vabbè, ci abbiamo un sacco di gente, li troviamo due alleati o no? Sì, assolutamente, completamente d'accordo con te. Una storia che mi sta piacendo. E poi settimana prossima avremo finalmente un match importante. Bello. Per tutte e due le fazioni, possiamo dire. Detto questo, dobbiamo parlare della campionessa DBS, di cui non abbiamo parlato tanto ultimamente, ma lei comunque va dei segmenti nel backstage, l'ha sempre fatti. E Jade Cargill, giustamente, questa settimana si è fatta vedere sulla rampa. Un promo di Jade che a me è piaciuto tanto, meno male che è salita in cattedra lei, a differenza del manager, che di fronte al pubblico ci sta che parli lei. Una presenza scenica clamorosa che il pubblico sta iniziando sempre più a riconoscere. Non so tu, Peo, ma hanno dato, quantomeno il pubblico che era presente in arena, voler un certo tipo di rapporto con Jade Cargill, che non è fischiatissima, non è odiata. No. Diciamo che riconoscono forse questo suo personaggio che sta uscendo sempre meglio, e non soltanto per il titolo sulla spalla, no? No, io condivido e apprezzo la scena, cioè la scelta di aver mandato Jade sulla rampa e non sul backstage, perché come diceva Miro, Jade c'ha una presenza scenica incredibile, io lo dico dall'inizio, è importante avere la presenza scenica e Jade ce l'ha. Poi non sarà brava sul ring, sta migliorando, tutto quello che vi pare, ma è già un gradino avanti a tanta tanta gente, perché lei, quando la vedi, riempie qualsiasi cosa. Mettici pure la riempie, e nel backstage è diverso, perché non la senti Jade. Vederla lì sulla rampa, che si muove, che guarda il pubblico che risponde, è tutta altra cosa. Bravi, fatela uscire più spesso sulla rampa. Ha fatto sempre poi il solito discorso, ha lanciato le frecciatine verso la sua prossima avversaria. Tutto molto standard, ma ha funzionato. Bello. A me è piaciuto molto il messaggio lanciato a Jay Cargill, no? A queste atlete perdenti che lei ha definito MMA, che passano proprio da quella realtà lì al wrestling, entrando nel suo business, e lei vuole risolvere questo problema perché lei è colei che riserva i problemi. Però è stato un messaggio molto particolare che il pubblico ha apprezzato, perché non so se tu hai sentito la reazione del pubblico alle parole di Jay Cargill, quasi riconoscesse il fatto che ciò che avesse appena detto fosse vero. Cioè, che c'è questa base perdenti, no, di fighter della MMA che passano da quello sport e tentano di cercare fortuna in altro, per cercare di fare meglio lì. E ci sta che Jake Cargill abbia detto questo, perché la prossima sua avversaria è Marina Shafir, che fondamentalmente
ha fatto più o meno questo tipo di percorso. Giustamente Jade gliel'ha sbattuto in faccia così. Ci sta. Poi queste cose funzionano molto perché poi se ottieni quelle reazioni, tra l'altro Jade ha anche fatto andare over le sue amiche lì a bordo ring che hanno stravito per lei. Che poi Jade Cargill è un personaggio che anche sui social è molto apprezzato da VIP famose, da VIP famose in America e non Sì. solo, in tutto il mondo. Quindi diciamo che Jade Cargill sta, secondo me, funzionando e vorrei vorrei però vederla di più fare questa roba piuttosto che segmenti nel backstage, perché si può Che concedere, funziona. secondo me. Secondo me si può concedere. Funziona e poi è un personaggio che non te la manda a dire da altre persone, te lo dice lei. E Vero. quindi funziona, può dire qualsiasi cosa sul ring. Tanto non te la fischiano. Perché piace, perché va bene così. È il suo Vero. personaggio. Però vedi, presenza scenica, col microfono, sta iniziando ad essere convincente. Se fa completamente quello step che le manca lì sul ring, può essere colei che un giorno va pure a sfidare la campionessa Thunder Rosa. Poi dici, c'è il titolo di BS, ma cioè, sì, c'è il titolo di BS, ma può succedere veramente di tutto, non le dite. Detto questo, dobbiamo parlare del table match che ci ha incasinato la vita. Io stavo lì a guardare la contesa e ad ascoltare i commentatori per cercare di capire. Ovviamente il table match è stato disputato da Yardiz e Butcher e Blade. Io, però, non so te, ma ho avuto davvero tantissima confusione. Nonostante avessi capito le regole, nonostante lì al tavolo di commento sottolineavano più volte: ah, Jeff Hardy è stato distrutto su un tavolo, ma è stato semplicemente eliminato. C'è ancora Matardi valido come membro del suo team. Io gli stavo a dire: ma che cazzo stanno a dire? Hanno fatto delle regole tutto loro per questo table match, che è diventato molto confusionale quando? Quando è stato eliminato poi anche Blade? Perché una volta che è stato eliminato, scusa, Butcher, quando è stato eliminato anche Butcher? Perché una volta che sono stati eliminati Jeff, che è uscito anche evidentemente molto presto. Jeff è Sì. durato poco, cioè fondamentalmente è stato eliminato molto presto. Non è che è durato poco, molto presto. Però quando è stato eliminato Jeff è finito fuori dal ring con Butcher e Blade che hanno iniziato un assalto a Matardi. E una volta che sono finiti a fare quel 2 contro 1, Jeff Hardy è rinvenuto e si è ripreso a fare un 2 contro 2 che ha portato Jeff Hardy eliminato a eliminare Blade, che era rimasto l'unico uomo attivo del team avversario. Quindi l'uomo eliminato ha eliminato colui che era ancora attivo, con Matardi che reggeva la scala a Jeff per fargli fare quella Swanton Bomb clamorosa sui tavoli. È stato un casino totale che a me non è piaciuto, non è Esatto, piaciuto, dica la verità. per quanto il match hanno fatto gli spot loro, Butcher e Blade collaborano benissimo, dall'altra parte ci sono gli Hardys che comunque vederli è un piacere, hanno fatto questo casino complicandosi la vita con questo elimination match che ci stava pure, ma dovevi rispettare il fatto che se uno è eliminato, doveva andare nel backstage, invece col fatto che è eliminato e vabbè, tanto non ci stanno le squalifiche, rimaniamo tutti qua. Praticamente era un'elimination, ma è rimasto un tornado tag fino alla fine. Perché poi nessuno se n'è andato. Cioè, il 2 contro 1 c'è stato solo perché Jeff Hardy era un attimo a terra, non perché lui fosse andato via. E io voglio sottolineare una cosa, però. E No, quindi è no. rimasto tale e quale il match dall'inizio alla fine, anche se c'era la gente eliminata. Voglio sottolineare una cosa: non è che io non ho capito le regole. A me non sono piaciute le regole. Perché se uno stava a sentire il tavolo di commento, loro spiegavano tutto quanto. Però non mi piaceva proprio come è stato studiato il match. Cioè, Esatto, proprio questo zero. studio di fare l'elimination, però una volta che la persona era eliminata, tanto è un table match, non ci stanno le squalifiche, rimango lì, è stata brutta, perché Sì. hai eliminato il fattore eliminazione, perché tanto stavi lì, che Io eliminazione te dirò la verità, in un primo momento, quando ho visto eliminato Jeff Hardy dopo un paio di minuti, ho detto: cazzo, allora sei fortunato. Ecco là, Jeff, sei fortunato e questo hanno trovato un sì, modo per eliminarlo. Ho detto: fortunato, forse è Swanton così, Bomb. forse è così. E ho detto: ci sta, se Jeff, perché a un certo punto sembrava davvero che si fosse infortunato. Jeff Hardy ha una gamba e sta iniziando a zoppicare. Ho detto: chiosa, Jeff forse hanno trovato. zoppica sempre, da che mondo è Hanno. mondo Jeff Ma zoppica. io ho pensato, forse non troveranno modo per eliminarlo, porteranno le backstage, vedranno soltanto Matardi. Invece no, Jeff Hardy è rimasto lì fuori dal ring, ha aspettato il momento propizio per aiutare il suo partner, meglio suo fratello, che era rimasto 2 contro 1 a un certo punto del match. Hanno messo a posto la situazione, Matardi ha apparecchiato lì Blade su due tavoli, e poi Jeff, dimostrandosi ancora folle, sale sulla cima della scala, fa una Swanton Bomb clamorosa, spacca tutti, spacca il tavolo in 84 pezzi, spacca forse anche Blade.
Fatto sta che io non so quanto possa durare ancora Ozzy Jeffardy, perché mi sembra molto. Ora, tralasciando il discorso su Phantom Bomb, no? Però che ne abbiamo già fatto un discorso nostro. Ma questo è folle, cioè, nel senso, ogni settimana vuole buttarsi da non so dove, cioè, lo stanno È pagando per vero. tentare suicidio. Cioè, ogni settimana fa su Phantom Bomb sempre più pericolosi, tra virgolette, no? Io capisco che lo stanno sponsorizzando come quel Jeffardy di 25-26 anni fa, ma sono passati Minchia, anche gli però anni per lui. 25-26 anni fa si Sì, ma sente, so, ma. passare anni che lui è una grandissima star, tutto quello che vi pare, ma per me Jeffardy potrebbe essere interessante anche se non fa sta sua Phantom Bomb che mi fa paura. Ma poi, a parte questo discorso, vederlo fa sempre questo spot, sì, bello, ma dove vogliamo arrivare a questa situazione? Perché non può continuare così. Vedremo, vedremo, ma tu sai che tutto il match magari ci teniamo qualche spot carino e tutto il resto un po' da accantonare, un mezzo casino generale, ma di quel casino non ordinato dei Bucks, anche i Bucks fanno casino, ma è un casino ordinato, questo è un casino boh, famo cose, buttiamo lì, rientra, fai, boh, no, Ma non piace. post-match invece è arrivato Andrade sulla rampa, accompagnato da Bunny, prima party, o José, ormai idolo indiscusso della casa di Peonia. Io mi stavo chiedendo, no? Andrade, in questo ruolo da frontman totale della sua stable, spicca davvero tanto, tanto bene. Poi, settimana scorsa, ha vinto un match importante contro Darby Allin. Quindi, c'aveva il suo ruolo sta settimana importante lì sulla rampa da frontman gagliardo, eh? Però, una volta arrivato sulla rampa, io sento risuonare la team di Sting e mi dico, che cazzo sarò, solo Sting? E infatti è rimasto solo Sting, tra l'altro si è messo alle spalle di Andrade, quindi loro si sono voltati piano. Andrade poi è mandato all'attacco prima party, che hanno preso le mazzate da parte di Sting. E José Mazzate pure trampa. nel senso letterale della mazza di Sting. Poi Andrade voleva mandare pure José contro Sting, però ci ha ripensato perché gli spacca tutto, se no il povero José. E a un certo punto Sting fa dei passi verso Andrade, che si para col corpo della Bunny, gesto villano, è heel, ragazzi, è heel, cosa deve fare Andrade? Deve andare a fronteggiare davvero Sting, cioè sarebbe stata una cosa un po' stupida per il suo personaggio. La Bunny ci sta, perché comunque è pagata a livello di storyline, fa sta cosa, e quindi che fa? Rode, Andrade riesce a allontanarsi da Sting, ma niente Darby Allin, che forse ha patito tantissimo la sconfitta settimana scorsa, anche a livello fisico, perché Andrade lo ha maciullato per bene. Però arriveremo a Sting contro Andrade. Cioè, questo mi sembra un po' il teaser, perché poi abbiamo visto che Sting alle sue spalle ha avuto due alleati, ovvero Jeff Hardy e soprattutto Matardi. Jeff ci ha messo 2 ore e mezza ad arrivare alle spalle di Sting, ma Matardi era Da lì. riprendere dalla sua Phantom Bomb. L'ha Sta un attimo a rincollare venduta tutto molto quanto. bene, l'ha venduta molto bene, molto bene. Selling perfetto. No, è stata molto bella la scena di chiusura appunto con Sting con dietro Jeffardy e Matardi. Yardis. È stata molto molto emozionante come scena. E è giusto quello che ha fatto Andrade con la Bunny, quindi farsi scudo con una donna, sei fischiato, punto. Sei il giusto, va bene per il tuo personaggio. L'esclusione di Darby Allin era giusta anche perché poi non possono prendere sempre il sopravvento. Qui alla fine il segmento, nonostante Sting abbia messo a terra i primi parti, Andrade ne è uscito comunque illeso, quindi da una parte vincitore, cioè sono riuscito a non prendere le botte. Ci fosse stato Darby Allin sarebbe stato più complicato. Quindi ci sta che non l'hanno fatto apparire, magari vendono anche il fatto che ha perso la scorsa settimana. Giusto, Quindi giusto, nulla da ridere. Sting contro Andrade Pink oppure un Floyd, 3 contro 3? Perché io quando ho boh! È visto più quella scena, probabile. degli Hardys dietro Sting, ho pensato pure a questa eventuale idea: Sting con gli Hardys e Andrade con i parti. Ci Molto carino. potrebbe stare, il Molto fatto pure carino. l'esclusione di Allin ci può stare se si vuole arrivare a fare sto 3 contro 3. Curioso, io pensavo che sta storyline dovesse terminare già parecchio tempo fa, già praticamente dopo, no, anzi la Revolution doveva terminare lì. Invece ora penso che se si pensano a delle combinazioni c'è ancora un po' da offrire al pubblico. C'è ancora un po' da offrire. Fatto sta che io non Tipo la vedo Phantom Bomba di Sting per omaggiare Jeff. che. Evitiamo queste cose che tu glielo dici a Sting, quello ci potrebbe Quello mai, quello mai. pensare, eh. No, ci Quello potrebbe quasi pensare. quasi. Però purtroppo penso che più si va avanti, più diventerà pesante, ma allo stesso tempo, se si riescono a tirar fuori delle ottime contese, ben venga. Perché i primi parti alla fine non ne stanno giocando tantissimo. Io pensavo che una volta allontanato da Matardi, qualche tempo fa feci questo discorso, loro avrebbero un po'
come posso, brillato di luce propria. Così non è. Sta brillando Andrade, grazie al cielo. Grazie al cielo. Però. Beh, e i primi party hanno avuto qualche sprazzo di luce nei match contro appunto Matardi e Jeff, perché sono riuscito a trasmettere Hanno fatto molto bene. Hanno fatto qualcosa di giusto. Però poi li metti dietro Andrade che piano le botte e li dispengi. Non è un grande problema, sinceramente, se devo sacrificare qualcuno, sacrifico i private party per fare. Però, se quel 3 contro 3 porta la vittoria di Andrade per party, è già una situazione diversa. È già una situazione diversa, perché Sting perderebbe il suo primo match in All Elite, però lontano da Darby Allin, con cui ha una streak paurosa in tag team. Cioè, quindi ci stanno un po' di cose interessanti dietro tutto questi ragionamenti. Fatto sta che noi dobbiamo andare avanti e parlare ancora della divisione di coppia, perché i Jungle Boy e Luchasaurus hanno sfidato ufficialmente i Red Dragon, prendendoli però in giro, perché giustamente Jungle Boy ha fatto notare a tutto quanto al pubblico che i Red Dragon non sono nel power ranking, non hanno ottenuto vittorie necessarie per andarli a sfidare per i titoli, ma loro sono i campioni, quindi loro possono lanciare le sfide, e quindi l'hanno lanciato ai Red Dragon, visto che gli stanno rompendo tanto le palle. Mi è piaciuto molto sto Jungle Boy, che sì, li ha sfidati, ma gli ha anche ricordato qualcosa di importante, che se non fosse per loro, per la loro sfida, i Red Dragon non avrebbero ottenuto quale lo shot. Cioè, molto carini, un lato dei Jurassic Express mai visto, quello un pochino strafottente, che se sono svegliati dopo aver preso tante tante botte, dopo aver subito un bel po' di scorrettezze, hanno esordito con questa presa in giro. Ci sta, loro sono face, ok, però ci sono arrivati piano piano alla presa in giro dei Red Dragons, dopo che sono arrivati al limite, e allora la frecciatina te la tiro, visto che sei tu a ti ogni volta. Carino, mi è piaciuto. C'è stato molto questo segmento. Ma non te l'aspettavi poi? No, però Jungle Boy sta dimostrando di essere interessante anche col microfono a mano, e con questa strapotenza che ci sta per quello che stanno raccontando con la loro storyline, grazie al cielo. Andiamo avanti e parliamo di Tony Schiavone, che ha intervistato Tony Storm, ma anche Jimmy Hader, facendoci capire che potremo avere questo match nel torneo dell'Art Foundation. E io ho amato questa immagine soprattutto, non tanto il loro botta risposta, ma l'idea di mettere contro Tony Storm e Jimmy Hader, che sono due atleti realmente molto giovani, si sono anche affrontati, se non sbaglio, già in Giappone. E sulla carta, questo per me, come ho scritto su Instagram, potrebbe essere anche un eventuale finale. Non so se sarà un quarto di finale, semifinale, perché Tony Storm la potresti vedere contro chiunque, anche contro un Hikaru Shida, contro una Serena Deeb. Cioè, attualmente sono tanti un po' i dream match, tra virgolette, di Tony Storm in All Elite, però quell'immagine a me però è piaciuta davvero tanto. Ho visto tanto potenziale per la divisione femminile con soltanto loro che parlottavano una di fronte all'altro. Non so te. No, mi è piaciuto un sacco, pensando a un probabile match, mi metto seduta e aspetto. Ci sta, però ti fa capire, no, come piano piano, tassello come tassello, si iniziano a creare dei possibili match molto interessanti per la divisione femminile. Aspettiamo, perché c'ho una vaga idea di come potrebbe evolversi la situazione. E a proposito di donne, torneo della Foundation ancora protagonista, ma stavolta con questi match importanti nella qualificazione tra Julia Hart e Giulietta e Hikaru Shida. Bellissimo ora vedere il pubblico diviso tra Hikaru Shida e Julia Hart, per far capire che tipo di lavoro si sta facendo con Julia Hart, che è del 2001, Giulia. Non lo dico, mi sento vecchio, non lo dico. Comunque, signori, un match che sulla carta poteva sembrare scontato, brutto e quello che vi pare, alla fine, in quei pochi minuti, perché poi Hikaru Shida l'ha un po' devastata, Giulia. Quando è salita in cattedra, sì. Quando è salita in cattedra che il match è partito, insomma, era pure giusto. Il poco minutaggio, però i dettagli all'inizio, tanta roba, i dettagli all'inizio, esatto, di Giulia Hart. Esatto, è quello a cui volevo arrivare. Giulia, questi pochi minuti all'inizio del match è stata assoluta protagonista, molto interessante questo turn, questo possessione del House of Black, piano piano sta uscendo fuori con lei che entra, che attacca Hikaru Shida subito durante l'entrata di Hikaru Shida, villana cattivissima, con i parsi di blonde che dicono: ma che stai a fare, ma non si fanno queste cose, con Giulia che manda via i suoi amici
E poi c'è via le botte perché va bene. Però è interessante. Sono riusciti a rendere interessante un match scontato, perché tanto lo sapevamo che vinceva Shida. Però tu lo aspettavi per vedere Giulia e Giulia non ti ha deluso. Bravi, Anzi, anzi, ti faccio gli applausi. si sta parlando di Julia Hart, non solo per quello che hai detto tu e giustamente sottolineato, ma anche no, per l'aspetto facciale di questa ragazza che sotto la benda sta iniziando ad avere dei strascichi, non del trucco che cola, ma forse di una possessione, no, da parte del Black Mist di Aleister Black, ma di Malakai Black, scusate, che sta invadendo il corpo di Julia Hart e sta diventando sempre più cattiva. Io lo trovo molto affascinante perché Julia Hart, presa con i Varsity Blonde, forse sembrava soltanto la cheerleader de turno, ne abbiamo viste tante come Julia, però con il lavoro fatto da Malakai, con la Soft Black, anche da lei stessa, con sta benda sempre presente di fronte a quest'occhio, sono curioso di vedere cosa c'è a questo punto sotto la benda, perché penso che lei oramai qui sia tutta quasi posseduta da questo Black Mist che ha invaso oramai non solo il suo occhio, ma anche la sua faccia. E a livello narrativo sembra anche una cosa un po' stupida, no, per qualcuno, però voi pensate che questo è un personaggio che da cheerleader e da ragazza del 2001 sta prendendo comunque piccoli spazi televisivi che sta davvero trasformando in qualcosa di interessante, che fa parlare di sé, può piacervi o no, però fa parlare di sé. Perché, come ha detto Peonia, in un minuto Julia Hart ha tirato fuori il possibile turnheel, il fatto che Varsity Blonde rompessero le palle, quindi ha detto andate via, lasciatemi fare a me. Julia Hart ha provato anche a fare l'heel per una parte di match, poi è salita in carcere, che è uscita, che addirittura ha fatto uno spam delle manovre, chiudendo poi il match con la Falcon Arrow, 1-2-3. Però è stato bello veder Bravura, gestire. esperienza, ex campionessa, è Sì, giusto che però è arriva stato con lo molto scatto. bello, secondo me è stato Però bello è rimasto Giulia. quel minuto e mezzo riservato soltanto a Julia Hart, a tutti quei particolari, no? A me è piaciuto davvero tanto, e ora sono curioso di vedere se Malakai Black un giorno si avvicinerà a Julia Hart, gli poggerà la mano oppure sbucherà cazzo di cane alle loro spalle quando fanno quei segmenti oscuri. Sarebbe tanta roba perché poi del 2001 a Julia Hart è una lieva, cioè io voglio sottolineare anche questo. Julia Hart è una lieva di Mr. Anderson, Cody Rhodes, Dusty Rhodes, non gente a cazzo di cane. C'è un lavoro particolare con lei, è molto giovane, se sul ring convince poco su quello ci si può migliorare. Cioè hanno fatto Sempre. migliorare Jake Cargill con Bryan Danielson e Jade è un pochino più anziana, tra virgolette, di Giulia. Però se si struttura E prima il c'ha un background personaggio. diverso anche Jade. Sì, assolutamente. Però se si struttura Giulia, qua a livello di personaggio, siamo già, secondo me, 300 passi avanti. Poi su ring si lima certa roba. Tanta roba. A me mi sta interessando molto Giulia Hart, ti dico la verità. Tutto Assolutamente. promosso. Dobbiamo parlare in post-match di questa contesa, dove è risuonata la team di Serena Deeb, non appena Hiroshita ha vinto la contesa. Serena Deeb non si fa vedere sulla rampa e quindi Hiroshita che fa? Si volta in tempo evitando una sediata. Evitando una sediata di Serena Deeb. Si ritrovano quindi candlestick contro sedia. E poi lì ci sta. Questo racconto ci sta perché la Allora, storyline è sì, finita, secondo me. ci sta, purtroppo la storyline è infinita, però ci sta il fatto che Shida dopo tanto tanto tempo riesca a non farsi fregare appunto dalla professoressa. E quindi a me è piaciuto questo scambio, questo tentennamento di attaccare l'una e l'altra perché erano pronte a rispondere, quindi il segmento si conclude così. Purtroppo sta andando tanto per le lunghe, però i segmenti ancora Ma hai funzionano. notato la Magari vedremo risposta? per la quinta volta lo stesso match, Hai notato la risposta però. del pubblico, però? Il pubblico gli Esatto. piace. Il pubblico gli Pubblico mi piace. piace, Urlava non al è ancora fight. pesante. Ecco, nonostante che è a lungo, non è pesante. E gli urlava. Io Anche perché sai, i loro segmenti durano poco, quindi. spero soltanto che non sia quella la finale del torneo Hard Foundation. Che si risolva prima, se può fa. Se può fa. Quindi mi auguro soltanto questo, vedere una loro contesa, magari con qualcosa di ispirazione speciale in palio, perché no, hanno dimostrato di poter spaccare ring, di poter tirare tutta l'attenzione su di loro. In un momento dove manca la Baker, ci può essere la loro situazione, una di fronte all'altra. Quindi aspettiamo e vediamo, spero soltanto che non sia la finale del torneo Hard Foundation, ma credo che Lì non sarà. sarebbe un problema. Sì, perché poi significa che non dai spazio alle altre quando c'è bisogno anche delle altre in questo momento. Andiamo
avanti, parliamo del penultimo segmento, anzi no, dell'ultimo segmento prima del main event. Nello spogliatoio maschile c'è stato un fight villano tra Ricky Starks e Will Hobbs contro chi? Contro Swerve e Keith Lee. Beh, un segmento davvero devastante che dobbiamo sottolineare perché c'è stata una rottura di un muro, di una parete che è venuta giù quando Keith Lee ha colpito con una spallata violentissima il buon Will Hobbs, che ha distrutto la parete. Ma vogliamo parlare dell'aspetto scenico di tutto quanto? Hanno azzeccato la scena, l'inquadratura, il cameraman E il invece segmento. di star lì. Sì, vabbè, il segmento ci stava, è un fight nel Sì, backstage, ma cambia idea. a livello registico hanno fatto qualcosa di incredibile. Invece di star lì a guardare il buco, quindi lo sfondamento del muro e Will Hobbs a terra, hanno continuato a inquadrare post segmento, dopo lo sfondamento, appunto, questa grandezza di Caitlyn davanti al buco, quindi davanti allo sfondamento del muro. Ed è importante perché dai la priorità a Caitlyn, fai vedere l'imponenza di Caitlyn davanti a quello che ha fatto. Perché in genere, no, inquadrano il buco con quello che ha. Oh, e invece qua hai dato l'importanza a Caitlyn, che te lo sei visto per 10 secondi grosso davanti a questo buco gigantesco che lo attappava il buco, perché lo Sì, attappava il buco. sì, sì, sì. E io l'ho trovato fottutamente geniale, fottutamente bello, fottutamente incredibile, nuovo. Mi è piaciuto un sacco. Sono contentissima di questa scelta. Stanno dando molta importanza a Keith Lee e cos'è quest'uomo. Proprio dall'inquadratura si vede che c'è un lavoro particolare con Keith Lee. Non è una cosa casuale quello che ha detto Peonia, che pure a Rampage abbiamo visto dei segmenti che sembravano proprio girare di fronte alla maestosità del corpo di Keith Lee, che è straordinario sotto ogni punto di vista, ma se si fa un lavoro del genere con lui, va tutto deguadagnato al suo personaggio, che ha bisogno di queste cose. Poi c'erano anche altri, Will Hobbs e Ricky Starks, del resto hanno iniziato loro stessi l'attacco ai danni di Swerve, e poi è arrivato Keith Lee. Quindi diciamo che non è che passano malissimo gli Hill, che stanno facendo secondo me un loro ottimo lavoro. Will Hobbs contro Keith Lee è un match che secondo me può vendere, A in questo questo punto momento può sì. vendere, assolutamente, che è costruito molto bene. Ricky Starks c'ha sempre questo ruolo che piacerà sempre, secondo me, al pubblico, perché è sempre quella testa di coso, di cavolo, che va a lanciare sempre il primo sasso, e quindi ci può stare. Quindi vediamo, Swerve non devo parlarne io, chi ha visto il suo match in Ring of Honor ha capito che è un ragazzo che ha tantissima Watch out. qualità e c'ha anche tanta personalità. Tanta persona e non è poco, cioè, perché sul ring abbiamo visto che tre quarti di lottatori da WWE Elite sono tutti bravi a fare match di wrestling, sono tutti grandi lottatori, grandi performer. Poi però dipende anche da altri fattori, non basta soltanto essere bravi a combattere, è sempre quello, no, la discussione. Main event, mi si stava a togliere la cuffietta. Main event, Ma che tocca main event. di... Ma che tocca di... Io l'avevo detto che la contesa tra FTR e Bucks non era stata fatta in questo primo atto. Qui ci hanno dato la dimostrazione di quanto possono fare quattro atleti che si conoscono sia come tag team l'uno contro l'altro, ma tag team da tanto tempo, sia tra di loro, perché hanno tirato su qualcosa di incredibile. Si sono rubati le mosse, counteravano magari le scorrettezze dell'avversario facendo la stessa mossa. Ma tu ti sei reso conto di quando c'erano Cash e Matt sul ring e c'erano Nick e Dax che facevano le stesse offensive fuori? Le stesse, cioè uno saliva l'altro, si rubavano l'offensiva, avevano la stessa idea per andare a aiutare il proprio partner. Questo vuol dire complicità, avere la stessa idea per aiutare il partner. È E tu stato ti incredibile. sei accorta invece a livello narrativo quanto poco rispetto c'era? A livello narrativo c'era davvero pochissimo rispetto. Gli FTR che strappano la benda a tutti e due componenti, tutti e due fratelli, no, dei Bucks. La double sharpshooter dei Bucks agli FTR Si sono rubati le mosse. per questo collegamento a Bret Hart. Con Matt che poi, una volta che è finito tutto quanto, va a fare proprio la taunt di Bret Hart. Quel Bret Hart che post match ha scritto a Dax per far capire pure che tipo di lavoro sia stato fatto, perfetto, no? Tutta questa storia qui.
Ma non solo, perché poi tu mi hai detto di copiarsi le offensive. C'è la shutter machine dei Young Bucks sugli FTR, che non ha portato al 3, ma esecuzione perfetta. Mancanza di rispetto equivale anche a copiarsi le manovre. Questa è stata I forse la manovra quattro che. atleti erano sempre nel momento giusto, al posto giusto, non c'era mai un momento di pausa perché c'erano gli altri due che andavano a fare qualcos'altro. A un certo punto, da metà match in poi, ogni spot portava al 3 e ok, è il match dei Bucks, ma qui è stato ancora più clamoroso del solito perché a un certo punto hanno alzato talmente tanto i ritmi che davvero ci sono stati tipo 10 pin. Ci saranno stati 10 pin da tutte e due le parti. Ogni spot tentavano. Poteva essere 3, ma non lo era. E il pubblico, Peo. Coordinato. E il pubblico stava così. Cioè, a un certo punto tu ti alzavi e non sapevi più che fa. Stavi zitto perché non sapevi più che fa. Tralasciando Stavi zitto tutto. i soliti cori quando ci sono grandi match del genere, This is Awesome, Fight Forever, sta roba qua. Gli FTR, completamente babyface, hanno sovrastato i cori per quelli che tifavano i Bucks. Cioè, una cosa assurda. Assurda perché attualmente gli FTR sembrano essere per me i miglior tag team al mondo, ma io li metto anche di fronte ai Lucha Brothers, li metto di fronte agli Young Bucks, perché non solo a livello di prestazione, ma anche di responso, sto turn face nei confronti della platea che fino a qualche tempo fa non li poteva vedere, li fischiava. Cioè, questi sono andati in AAA, per poco la gente non scavalcava le transizioni per andare a menà. Cioè, roba di qualche mese fa, ragazzi, bastate che guardate. Adesso invece gli FTR sono completamente over, straface, tirano fuori prestazioni clamorose. In tre giorni hanno tirato fuori due match. Se non da 5 stelle, valutate voi. Cioè, perché contro i Briscoe pure lì a Ring of Honor Supercard hanno tirato fuori una contesa paurosa. E tutto è culminato con vittorie, titoli. Cioè, gli FTR attualmente sono secondo me in lista per vincere il miglior tag team dell'anno. Non me ne vogliano gli Young Bucks, non me ne vogliano i Lucha Brothers, non me ne vogliono gli Usos. No, per me non c'è, per adesso non c'è paragone. Perché poi gli FTR stanno davvero piacendo tantissimo. Stanno piacendo tantissimo. E il finale. Abbiamo parlato della Shatter Machine dei Bucks. Ma vedere gli FTR fare la FTR Trigger a Matt Jackson con tanto di bacio è quello che culmina la perfezione del match. Secondo me. Secondo me. Non so te, penso che tu da Sì. fan dei Bucks hai un po' sofferto la scena, ma io invece No, l'ho ma è stato amata. bello. Cioè, nel senso, da fan dei Bucks è stato bello perché questo mi aspetto da questi quattro atleti. Questo mi aspetto dopo anni e anni e anni di frecciatine. Ero rimasta un pochetto delusa, nonostante fosse stato un bel match. Il primo FTR Però c'era Bucks, come ho l'assenza detto, del pubblico, e per t'avevo detto pure lì, mancava loro sì, che gli e dava io ero qualcosa in più. sicura. Io ero sicura che questi potevano fare di più e lo avrei visto. Ho aspettato, ho E aspettato, ho l'hai ottenuto. aspettato, ho aspettato in silenzio. L'ho ottenuto e sono contentissima. Mai vista tanta complicità, tanta perfezione, perché erano perfetti, non hanno sbagliato niente. Ogni offensiva, ogni controffensiva era bella, ogni assalto, ogni mossa rubata era bella, era sensata. E se so copiare di tutto e di più, il bacio, addirittura il bacio, Il cioè, nel bacio a senso, gli Matt FTR che Jackson. vanno a dare il bacio, tutto perfetto, raga. Ma te che se sta parlando, ma te che te puoi Ma non lamentare? ti devi lamentare niente perché questo è stato un match Tra epocale. Io. l'altro, puntata settimanale, così per dire, Sì, ma così. candidato tranquillamente già al match of the year, secondo me, in base a quello che ho visto in questi 4 mesi tra WWE e l'Elite. Non so che combinano in Japan, in Impact, non lo so, però sicuramente questo io lo metto da uno dei match dell'anno che ricorderò. Perché come hai detto tu, si aspettava un po' una vendetta, no, di quel match che sì, funzionò, ma con l'assenza del pubblico, loro non spronati a dare quel qualcosa in più. L'hanno sicuramente dato in questo match, pauroso, pauroso. A me sono venuti davvero i brividi, poi a pensare un po' di cose, alla crescita degli FTR degli ultimi mesi. Non pensavo fosse possibile, perché come dicono loro, abbiamo vinto titoli ovunque. Gli FTR hanno vinto titoli ovunque, ovunque sono andati, in qualunque roster, pure SmackDown, Raw, NXT, hanno vinto tutto. Hanno vinto tutto. È gente che ancora gli va di fare i grandi match di wrestling e si è visto, però soprattutto con i loro rivali d'epoca, perché gli Young Bucks sono rivali d'epoca. Bellissimo, bellissimo. Rivali, tutto nasce dal fatto che i Bucks si proclamano migliori tag team al mondo e gli FTR vorrebbero questo titolo, cioè è questa la rivalità tra FTR e Young Bucks, il fatto di essere i migliori al mondo, perché i Bucks erano andati in giro per tutto il mondo a prendere titoli su titoli mentre gli FTR erano in WWE, ok che hanno vinto tutto ma solo lì,
e volevano il titolo di migliore al mondo. Cioè, è tutto magico quello che gira intorno a questi quattro. È La magia. chiamata poi di Bret Hart agli FTR post-match penso che rispecchi tutto quanto quello che vi abbiamo detto, con la gioia negli occhi, con la felicità di aver visto FTR contro i Bucks. Hanno perso i Bucks, però. Quanto Vabbè, il stanno? momento degli FTR. Quanto stanno? Che vuol dire? 1-1. Conteggio, quindi probabilmente un giorno avremo FTR contro i Bucks 3. E perché proprio a Double or Not? No, non credo che Non arriva. credo, non credo, però tanta roba. Gli FTR per me sono attualmente i migliori tag team al mondo. Lo sottolineo nuovamente e vi lascio la parola a voi qui sotto nei commenti. Spolliciate, commentate, condividete, iscrivetevi ai canali. Questo è ancora fatto, ragazzuoli. Da Bene, Queen of the Universe! e da Miro è tutto. Too sweet.